Il respiro energizzante. L'ambiente da cui siamo circondati e l'aria che inaliamo con ogni respiro non sono composti solo da elementi fisici. Quando respiriamo, prendiamo nel nostro sistema qualcosa di più oltre all'aria che entra nei polmoni. L'atmosfera fisica, infatti, è carica di certe forze vitali o energie vitali che invariabilmente tendono ad aumentare l'energia vitale del sistema. In alcuni luoghi l'atmosfera contiene questa forza vitale più che in altri. È facile notare come le popolazioni di questi luoghi si sentono più forti, più energiche e più vive, con un'attività fisica e mentale sopra la media. Alcuni hanno anche la splendida facoltà di attrarre nei loro sistemi una quantità maggiore del solito di questa forza vitale, indipendentemente da dove vivono e di conseguenza hanno molta più energia in ogni circostanza rispetto alla maggioranza delle altre persone. Non è sempre conveniente scegliere quelle località dove l'atmosfera ha più energia. Inoltre, l'atmosfera può cambiare il suo potere di produzione di energia a ogni cambiamento delle condizioni climatiche. Non possiamo dipendere quindi da condizioni che vanno e vengono in esterno, ma possiamo dipendere dal nostro potere di estrarre dall'atmosfera tutta l'energia che desideriamo. Questo perché nell'atmosfera c'è abbondanza di questa energia vitale, indipendentemente dalle condizioni climatiche e dal luogo in cui siamo. Noi siamo in grado, attraverso il respiro energizzante o il respiro superfisico, di accumulare nei nostri sistemi quanta forza vitale vogliamo e possiamo tenere. Questo deve diventare il nostro scopo, perché il sistema umano richiede una certa quantità di questa energia al fine di mantenersi in perfetta salute. E quando riusciamo ad assorbire molta più energia di quanta richiesta per una salute perfetta, possiamo aumentare notevolmente sia la nostra capacità di lavoro, sia la nostra gioia di vivere. Quando ci sentiamo come letteralmente caricati con queste energie vitali altamente raffinate, è allora che la vita diventa gioia suprema. Ed è allora che vogliamo vivere per un periodo indefinito e ottenere grandi successi e soddisfazioni nella vita. C'è un modo nuovo di respirare. Nel modo solito, inaliamo solo quello che ci serve per esigenze biologiche, la normale respirazione. E se l'atmosfera sembra essere ben carica al momento, immettiamo nel corpo una notevole energia vitale con ogni inspirazione. Ma se l'atmosfera non è ben carica, non riceviamo altro che una scarsa quantità di questa energia e di conseguenza non ci sentiamo bene e in forze come al solito. Con il nuovo modo di respirare, non ci basiamo solo su quanta energia può essere ricevuta nel modo tradizionale. Facciamo uno sforzo particolare per inalare una quantità supplementare di energia vitale con ogni respiro. Si può facilmente fare se osserviamo alcune leggi importanti in connessione con la respirazione in generale e speciali esercizi di respirazione. Renditi conto innanzitutto che l'atmosfera che respiri è carica di energia vitale e che una certa quantità di queste energie entra nel tuo sistema corporeo con ogni respiro. In secondo luogo, sappi che è possibile attrarre nel tuo corpo molto di più di questa energia e che il tuo corpo avrà una maggiore vitalità e una salute migliore con ogni aumento di questo tipo di nutrimento che riceve. Anche se il tuo corpo è troppo debole per muoversi,
Attingendo di più dall'atmosfera, puoi rendere il tuo corpo così forte e così vigoroso che lo sentirai come se fosse effettivamente carico di elettricità. È possibile, attraverso il respiro energizzante, ripristinare il sistema fisico in piena salute e vigore. Non importa quanto in basso la tua vitalità possa essere caduta. E puoi, nello stesso modo, aumentare la forza fisica e mentale notevolmente ogni anno, per un periodo indefinito. Vediamo l'esercizio generale. Ogni volta che respiri consapevolmente, pensa intensamente all'energia vitale dell'atmosfera. Durante l'inspirazione, desidera profondamente di voler attrarre sempre di più questa energia nel tuo corpo a ogni respiro. Nella normale respirazione fisica, l'obiettivo è semplicemente quello di garantire l'ossigeno per i polmoni. Nella respirazione superfisica, l'obiettivo è assicurarci una sempre più grande quantità dell'energia vitale sottile che permea l'atmosfera. Se fai uno sforzo cosciente quando respiri normalmente, puoi attirare questa energia extra sempre più facilmente le volte successive. Sia che tu pensi al respiro, sia che tu lo faccia inconsciamente. Il risultato è che avrai sempre più energia del solito e in ogni atmosfera o clima in cui ti trovi. Ti propongo ora un esercizio speciale per comprendere e allenarti al respiro energizzante. Siediti in una posizione comoda. Fai in modo che vi sia abbondanza di aria fresca nella stanza. Poi inizia a respirare con delicatezza e profondamente. Inspira ed espira. Lentamente, trattenendo il respiro alcuni secondi dopo ogni inalazione e riempiendo i polmoni in modo naturale, senza forzarli. Continua in questo modo a respirare per 10 o 15 minuti. Mentre lo fai, concentra la tua attenzione sulle correnti vitali più fini dell'atmosfera. Prova a entrare in contatto cosciente con queste forze invisibili e prova ad attrarne un bel po' nel tuo corpo con ogni inalazione. A questo proposito, è molto importante rendersi conto che le forze più sottili dell'atmosfera che ti circonda obbediranno ai desideri della tua mente. Pertanto, se metti la tua mente e il tuo pensiero in contatto con quelle forze e profondamente desideri di attirarle nel tuo corpo durante l'inspirazione, esse dovranno effettivamente obbedire. In questo modo puoi ricevere una quantità di energia vitale molto più grande del normale. Il segreto è tenere la tua mente in così stretto contatto con il lato più sottile di quella forza che puoi effettivamente sentire che entra in ogni atomo del tuo corpo con ogni respiro. E poi assicurarti questo contatto, pensando profondamente alle energie invisibili dell'atmosfera, concentrando l'attenzione, per quanto possibile, sulla sensazione di sentirle dentro di te e su di te. Con la pratica e la perseveranza raggiungerai questo obiettivo. Durante l'inspirazione, cerca di sentire questa energia invisibile che penetra ogni fibra del tuo essere, dando nuova vita e vitalità a nervi e cellule. Durante l'espirazione, cerca di sentire che tutta l'energia in più ricevuta viene mantenuta nel sistema come un'aggiunta permanente alla tua forza fisica e mentale. Poi inspira di nuovo come prima e ripeti l'intero processo più e più volte, delicatamente e con equilibrio, per 10 o 15 minuti.
Alla fine di questo esercizio ti sentirai vitale come mai prima, anche se non hai padroneggiato ancora pienamente la vera tecnica segreta dell'esercizio. Quando l'avrai fatto, ti sentirai in grado di smuovere il mondo. Tuttavia, non farti trasportare dalla troppa energia. Fai tutto con calma ed equilibrio, se vuoi ottenere dei risultati. Questo esercizio particolare può essere fatto due volte al giorno, preferibilmente al mattino e nel primo pomeriggio. Ma è comunque una buona pratica eseguirlo per un minuto o due in qualunque momento della giornata se ne hai la possibilità. Il risultato sarà un aumento costante di energia e vitalità. Quando il corpo è malato, questo aumento di energia può fornire sufficiente vitalità per riuscire a inibire la malattia e ripristinare la piena salute e il pieno vigore del sistema. Quando la stanza si riempie di luce, tutto il buio deve scomparire. Uno dei grandi segreti per una salute perfetta, quindi, è quello di riempire accuratamente il nostro sistema corporeo con energia vitale, e il respiro superfisico energizzante può farlo positivamente in ogni circostanza. Il motivo per cui definiamo questo processo respirazione superfisica è perché si tratta di attrazione e appropriazione di energie e forze più sottili delle solite forze ed energie fisiche. È una forma superiore di respirazione, in aggiunta alla respirazione fisica ordinaria. È superfisica nella sua applicazione, ma fornisce quelle energie vitali più sottili che da sole possono dare al sistema fisico maggiore vitalità e forza, necessarie per ottenere e mantenere il più alto stato di salute, vigore e potenza. Si tratta quindi di respiro fisico prolungato, avanzato e perfezionato per un maggiore grado di efficacia, innalzato, per così dire, a un piano di azione in cui si può attingere dalle enormi e inesauribili forze della natura. Questo è davvero un grande risultato in sé, ma quando capiamo di essere circondati da un mare illimitato di energia inesauribile che permea l'atmosfera in tutto il mondo e che possiamo imparare ad attrarre sempre di più questo vasto mare di energia con il respiro energizzante, ci rendiamo conto di quali incredibili ulteriori applicazioni questo grande segreto comporta.